prepariamo i limoni confit. È una preparazione di origine magrebina, molto semplice da fare, molto utile da usare quando vogliamo arricchire un sapore di determinati piatti e dare questa nota particolarissima, salata ma anche molto fresca. Vediamo come farlo. Innanzitutto ci serve 1 chilo di limoni e per ogni chilo di limoni 110 g di sale grosso, qualche grano di pepe e delle foglie di alloro. Abbiamo un vaso di vetro in cui questa conserva andrà riposta. Iniziamo a prepararla. Allora, cosa facciamo? Prendiamo il limone, lo dobbiamo tagliare. Come? In 4 parti. Quindi iniziamo a tagliare una prima metà, ma l'importante è fermarsi, dobbiamo fermarci 1 centimetro circa prima del bordo del tavolo, in maniera che il limone si possa aprire ma non dividere. Un taglio e un altro taglio perpendicolare. Prendiamo il sale grosso e lo andiamo a inserire all'interno del limone, in questo modo. Questo accelera e favorisce il processo di osmosi attraverso il quale il sale aiuterà il liquido del limone a uscire. Andiamo a inserire il primo limone all'interno del vaso e procediamo con gli altri. Quindi di nuovo taglio e ci fermiamo, lo giriamo in 90 gradi e perpendicolarmente tagliamo e ci fermiamo in questo modo. Apriamo, riempiamo di sale. Ecco qua. Tra un limone e l'altro andiamo a mettere qualche grano di pepe. Man mano che l'acqua se ne esce e se ne va, il limone si riduce e schiacciando riusciremo a sistemarne il più possibile. Proseguiamo, aggiungiamo anche una foglia d'alloro e andiamo avanti fino a riempire completamente il vaso. Terminato di riempire il vostro vaso, non dovete fare altro che chiuderlo, riporlo in un luogo buio e poi attendere. Attendiamo i primi 3-4 giorni. Quando vediamo che comincia a formarsi del liquido e quindi parte del succo del limone viene rilasciato, siamo pronti per addizionare di altro succo di limone. Quindi spremiamo altri limoni e andiamo pian piano a colmare fino a ricoprirli completamente. Potete usare solo succo di limone o fare un 50%, 50% di succo e 50% di acqua, a seconda di quanto volete poi potente la vostra conserva. Aspettate ancora, serviranno altri 15 giorni prima di poterla usare, sarà poi perfetta e potrete aggiungerla ad una carne bianca, quindi andrà ad esaltare la semplicità di un petto di pollo, per esempio grigliato, andrà benissimo per accompagnare alcuni formaggi, ma va molto molto bene anche con delle cipolle al forno, delle melanzane grigliate, quindi sbizzarritevi perché davvero una volta che li avete provati sarete tentati di usarli con tutto. Questi sono i limoni confit pronti. I miei limoni hanno 6 mesi. Vedete? Si sono ammorbiditi, si sono rimpiccioliti e hanno prodotto tantissimo succo. Come li usiamo? Possiamo usarli tutti interi così come sono oppure semplicemente usare la scorza, che è la parte sicuramente più profumata. La possiamo tagliare a julienne, per esempio. Basterà questa per dare un sacco di sapore a una semplicissima insalata di lenticchie, magari con l'aggiunta di un po' di pancetta rosolata, qualche erba aromatica e avrete un piatto veramente delizioso.